Continuano i nostri appuntamenti qui allo stand di NEP Edizioni, all'interno di Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria. Sono in compagnia di Emanuela Romeo, che è direttore della collana Donne Oggi per NEP Edizioni. Buon pomeriggio, Emanuela. Buon pomeriggio a te, Pierpaolo. Abbiamo una collana, presenteremo diversi titoli al suo interno, però mi faceva piacere partire proprio da questa copertina, perché è un po' da questo che ha avuto tutto inizio la tua collaborazione con NEP Edizioni, una copertina che guardandola insomma non è necessario aggiungere altro, un paio di scarpe rosse che ci fanno subito pensare a quello che è il femminicidio, quella che è la violenza sulle donne, una tematica che è estremamente purtroppo attuale. Esatto, questo è stato il nostro primo libro dove ho avuto la possibilità di incontrare Milena. E sono molto contenta di essere qua oggi, perché quando sono in NEP io sono a casa, e questo libro è stato l'inizio, come dire, dell'ala destra della casa della NEP Edizione, da cui è tutto partito. Abbiamo poi continuato a pubblicare, ad occuparci di tanti argomenti, e sicuramente questo libro ha rappresentato proprio una riflessione particolare che è stata fatta all'interno di questo gruppo di donne per un progetto europeo. E lì è partito il tutto, quindi ecco la collana Donne Oggi e tutti i progetti che in qualche modo abbiamo tentato di realizzare. Poi purtroppo la pandemia ha bloccato, ha rallentato il momento della condivisione di persona, ma non ha assolutamente impedito che i pensieri, i progetti e le idee prendessero forma, e poi ti dirò, Pierpaolo. Esatto, ne parleremo dopo. Adesso affrontiamo, insomma, leggiamo giusto qualche titolo di questa collana. Abbiamo La strada, Donne con le donne, e poi abbiamo Mare rosso. Ecco, mi concentrerei su questa terna per ora di titoli. Allora, abbiamo questi amici che hanno deciso di collaborare all'interno della collana, che hanno voluto pubblicare delle poesie. E insieme alle poesie, soprattutto mio carissimo amico Riccardo Betto, un sacerdote. Spunti diversi. Esatto, nel suo così cammino di vita spirituale spesso si ferma ad osservare la natura e fa delle foto bellissime, alle quali poi abbina dei pensieri, e quindi ne è nata questa prima pubblicazione. Poi ho incontrato Agnese Pelagaggi, che è una grandissima scrittrice di poesie, pittrice, una persona estremamente eclettica, e alla quale ho proposto di entrare nella collana per vedere se anche lei si trovava in sintonia con noi, e devo dire che è stato anche con lei un inizio molto molto positivo, che ha poi dopo dato appunto il frutto di queste due pubblicazioni molto importanti. E poi l'altra invece, che riguarda sempre le donne, per un percorso che è stato fatto molto importante di accoglienza di donne immigrate con bambini, quindi con figli, che abbiamo accolto in queste strutture, in questi centri, e da lì il confronto con queste donne che hanno avuto una serie di vicissitudini, di esperienze di vita, come dire, traumatizzata, perché non riconosciute come tali, perché mandate anche loro un po' così alla deriva, no? Perché erano donne, quindi alle donne tutto si può fare, tanto loro sopravvivono. Esatto, purtroppo sono temi, come lo dicevo prima, tristemente attuali, però io volevo ringraziarti anche perché tu poni con la tua collana l'attenzione su determinate tematiche, e probabilmente se ne parla, ma mai abbastanza. È questa la cosa, parlare di donne, parlare di tutto quello che è l'universo femminile, spesso viene dato per scontato. Sì, a mio avviso non si conosce proprio. Si banalizza, si rende, come dire, siamo delle immagini, ma non si pensa che dietro quell'immagine ci siano delle persone che valgono moltissimo e che tra l'altro tengono in equilibrio il mondo. Perché se non ci fossero le donne non ci sarebbe questa meraviglia intorno a noi, no? Io lo dico sempre che il motore del mondo è Rosa. Ma il tuo nome è legato anche alla collana Diritti Umani, Sicurezza e Diritto del Lavoro, perché abbiamo due pubblicazioni, Bullismo e Cyberbullismo, il disagio relazionale multiforme e Decodificare e Interpretare la Comunicazione.
come puoi vedere c'è sempre un filo conduttore ed è la comunicazione. Se noi riuscissimo piano piano ad educare i bambini, ad educare le persone, a comunicare in un modo consono, io sono convintissima che poi alcuni dei problemi che si generano e soprattutto la non accettazione della diversità potrebbe in qualche modo essere, come dire, si potrebbe diminuire questa tensione tra gli esseri umani, perché poi tanti si sentono minacciati da questa diversità, ma la diversità è... Tu hai gli occhi marroni, io li ho verdi, tu hai i capelli scuri, io adesso li ho biondi, un po' tinti, però alla fine siamo tutti un po' diversi, ma è proprio questa la bellezza. Se non ci fosse questa molteplice diversità tra le persone, tu pensa che piattume ci sarebbe. È proprio vero. E, lo dicevamo prima, più libri riparte in presenza, siamo reduci da un periodo che non abbiamo ancora superato, superato è il periodo, la fase del lockdown in cui siamo stati chiusi in casa, siamo stati costretti, privati di quelle che erano le nostre certezze. Questo però per te ha rappresentato qualcosa di importante, la nascita di un progetto che non vedi l'ora di condividere con i nostri lettori, immagino. Sì, questo è stato un progetto che è nato proprio sotto pandemia, proprio nel lockdown, quando dovevamo stare tutti quanti chiusi in casa. Un pomeriggio ero di fronte, seduta in camera da letto con il sole che entrava dentro, e mi sono detta che comunque solo per il fatto che io avessi la possibilità di stare comunque in casa e essere protetta, questo non significava che il mondo si stesse fermando, anzi tutt'altro. E non significava che non si sentisse il dolore del mondo in quel momento, anzi era tutto molto amplificato, era come se tu potessi sentire le voci di tutte quelle persone che stavano in difficoltà. E allora ho chiamato Milena, ho detto: senti Milena, ho in mente un progetto che in qualche modo dovrà parlare di quello che avviene nella nostra vita, ma deve essere un racconto leggero, non superficiale, ma semplicemente leggero, perché dobbiamo alleggerire un po' l'animo delle persone e c'è ancora tanto da fare. E quindi pensavo a un disegno che aveva fatto un mio amico che è stilista, aveva rappresentato un abito di un colore rosa molto leggero, molto etereo, e allora da lì il nome di questo progetto, che è Cipria Soffiata, perché con Milena abbiamo parlato al telefono e io ho scritto una lettera a lei e lei mi ha risposto. Inizia proprio così questo nostro progetto, la nostra mission proprio. E Cipria Soffiata è la vita in qualche modo, perché basta dare un soffio e tutto può diventare, tutto può prendere una forma diversa rispetto a quella che apparentemente può sembrare. E all'interno di questo libro ci sono tante esperienze di tante persone che rappresentano il loro mondo, i loro progetti, le loro idee, le loro aspirazioni, i loro bisogni, e cerchiamo di ascoltarli. E ovviamente con la NEP edizione che cosa fai? Trovi una porta aperta e tutti ascoltano in qualche modo. E noi non vediamo l'ora di poterci appropriare anche di questo progetto, di poterlo sfogliare, di poter leggere di queste tematiche. Io ti ringrazio tanto per essere stata qui con noi oggi pomeriggio in presenza, perché per noi, come lo dicevo prima, è veramente importante poter nuovamente incontrare gli autori, nel tuo caso anche i direttori di collana, una collana così... non effimera, ecco, diciamo così, ma lo dicevi prima, la leggerezza è importante anche quando vanno affrontate determinate tematiche. Esatto, è una cipria soffiata. Grazie, allora ricordo la collana Donne Oggi, che potete trovare sul catalogo di NEP Edizioni e sul sito www.nepedizioni.com.